Presidente. Partiamo dalla concessione denominata Torre del Moro in provincia di Forlì Cesena, fra i territori del Comune di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, ma parliamo anche della regione in generale, perché se l'Emilia-Romagna è la locomotiva della nazione abbiamo tanti primati ed eccone alcuni, parlo solo di terraferma per il momento. Come Regione Emilia-Romagna siamo i primi con 36 concessioni in Italia per numero di concessioni di coltivazione in terraferma. Siamo primi con 31 permessi di ricerca in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi, seguono Lombardia, Abruzzo e Basilicata. Siamo primi per le concessioni di stoccaggio nel sottosuolo per superficie interessata. Da quando, Assessore, siete entrati in carica, dopo aver gettato, io dico alle ortiche, il principio di precauzione, quello che ha tenuto botta circa un anno e mezzo in seguito alle risultanze della Commissione Chiese e poi all'accordo col Mise, avete prestato l'intesa col Ministero 7 volte. Di queste, in particolare, una è l'autorizzazione ad un posto esplorativo nel Podere Gallina, a Budrio, e l'altro appunto la concessione di ricerca a Torre del Moro. Quello che noi contestiamo e che ha destato sgomento nei cittadini è che abbiamo appena approvato un piano energetico che dice ci avviamo verso la decarbonizzazione della nostra economia e poi però in queste intese noi scriviamo, voi scrivete, che sotto il profilo della politica energetica regionale nulla osta al conferimento dell'intesa. Noi invece in sede di discussione del piano energetico avevamo detto ma no, visto quello che diciamo, visto quello che ci proponiamo di qui al 2050, proponiamo una nuova moratoria perché non ha senso continuare a cercare. Quindi il permesso Torre del Moro è l'ultimo tassello di un aumento di permessi di ricerca e prospezione che sono dati nel nostro territorio regionale. Allora, Assessore, non ritiene che sia necessaria cambiare la politica del rilascio delle intese come Regione? Perché non è più il momento di continuare sui nostri territori a concedere autorizzazioni, perché il nostro territorio è vocato all'agricoltura e al turismo, soprattutto quei territori del Cesenate. Quindi riteniamo che sia il momento di dire al Ministero guardate, noi le intese non ve le diamo più, anzi vogliamo tornare indietro rispetto a quello già concesso. O almeno dateci più tempo per approfondire il tema su quei territori, perché quei territori sono preoccupati e sono vocati ad altri indirizzi. Grazie. Allora, anche qui è chiaro che non si può rispondere a tutto quanto viene posto perché i question time sono fatti di 3 minuti di risposta da parte dell'assessore. Mi limito alle cose essenziali perché nell'interrogazione sono contenuti anche degli elementi che andrebbero ribattuti, ma non ribatto. Sto alla domanda. Noi abbiamo appena approvato un piano energetico, siamo perfettamente in linea con gli obiettivi e siamo coerenti con gli obiettivi europei e nazionali in materia di energia e di clima. Ricordo che nel percorso individuato e che abbiamo sul PER, che abbiamo condiviso con la società regionale, la transizione verso la low carbon economy, che è il nostro obiettivo, parte, e non sarebbe possibile altrimenti, dalla constatazione del ruolo del gas naturale come previsto dagli accordi della COP21 di Parigi. Oltretutto la Regione Emilia-Romagna è fortemente energetica come Regione, abbiamo un impegno forte, ma questo voglio dire siamo perfettamente in linea. Questo non impedirà alla Regione, come abbiamo sempre dimostrato, di mantenere una costante ed elevata attenzione all'ambiente e alla salute, nelle attività di esplorazione e di coltivazione degli idrocarburi sul nostro territorio, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e alle normative in materia di estrazione. Per quanto attiene in particolare il permesso di ricerca in favore della società Po Valley nella provincia di Forlì Cesena, si precisa che il programma di studi presentati è ancora soggetto a precisi vincoli autorizzatori. Si tratta di un permesso di ricerca che comporta lo svolgimento di attività di carattere geofisico non invasive, peraltro da eseguirsi secondo precise prescrizioni e vincoli definiti dalla VIA già effettuata. Ciò nonostante, le attività da effettuarsi in campo non possono partire se non esplicitamente autorizzate dal Mise, previa l'intesa con la Regione Emilia-Romagna che come prassi, lo dico e l'abbiamo già detto sia io che la collega Gazzolo, coinvolgerà pienamente tutte le amministrazioni locali interessate come del resto sono già state coinvolte.
Per le eventuali successive fasi di esplorazioni, prima e di coltivazione poi, sono previsti due procedimenti di rigorosa valutazione ambientale, secondo quanto definito dalle nostre normative e dalle linee guida. In queste procedure vi è un'attenta valutazione della sostenibilità degli impatti, noi l'abbiamo già dimostrato con altri provvedimenti in questa regione dove abbiamo diniegato, ma sempre sulla base, voglio dire, di analisi tecnico-scientifiche, e viene garantito il completo coinvolgimento dei territori. In riferimento all'attenzione chiaramente del monitoraggio sul tema della subsidenza e della sismicità, sui quali non abbiamo intenzione di abbassare assolutamente la guardia, però ribadisco, l'Emilia-Romagna rispetta, nel rispetto delle norme, dei propri piani, valuta sempre con grande precauzione l'impatto ambientale sui temi che vi dicevo, per noi riguardano i temi fondamentali, sempre la massima trasparenza, la massima conoscenza e il massimo coinvolgimento dei territori. Questa è l'impostazione, oltretutto non sono aumentate, ci tengo anche a dirlo, le domande sono quelle che erano state bloccate sulla base di un'analisi attenta e molto scientifica proprio sulle correlazioni quanto era accaduto con il sisma e le estrazioni. Il risultato della commissione Chiese lo sapete tutti, questa regione ne ha già data ampia informazione, per cui noi abbiamo con una delibera nostra deciso di sbloccare, come era doveroso a fronte di ricerche e di analisi scientifiche, e facciamo ogni qualvolta ritornano in campo delle richieste valutazioni altrettanto attente, altrettanto analitiche, altrettanto scientifiche. Io ribadisco anche che questo tema del rapporto tra i diversi settori e le diverse attività è uno dei punti su cui noi abbiamo basato anche l'ultimo accordo con il Ministero, proprio perché riteniamo che qui si tratta di essere trasparenti, di essere, garanti, soprattutto che tutte le attività possano essere svolte nel modo migliore. L'obiettivo nostro rimane quello che dice il PER, la transizione si fa con uno dei fossili che chiaramente rimane tra i più puliti rispetto a tutti quelli che noi conosciamo. Sì, grazie Assessore. Beh, intanto dico che lei correttamente ha risposto sulla domanda principale, che era quella di politica energetica, e mi pare corretto che poi sia stato lei a rispondermi, mentre in un primo momento si era deciso di... Quindi benissimo, io la ringrazio. Però il problema è che voi oggi ci dite è un programma di studi, e saranno solo indagini geofisiche, però il richiedente ha ottenuto un permesso di ricerca minerario. Cioè, cosa vuol dire un titolo minerario? Vuol dire che questi non sono illustri geologi che fanno una ricerca scientifica per amore della scienza, questi sono minatori che cercano l'oro, e se lo trovano, anche se di scarsa qualità è poco, perché la prospettiva è questa, lo vorranno e lo potranno estrarre. Quindi a me quello che interessa è la risposta politica su quello che vorrete fare sulle concessioni. Voi in parte me lo dite perché diciamo ci staremo molto attenti, però quando sappiamo che sul territorio abbiamo altre 9 stanze di ricerca in terraferma, una istruttoria, 7 in corso di valutazione ambientale, una in fase decisoria, nessuna in rigetto, abbiamo 4 istanze di concessione di coltivazione in terraferma, di cui una è praticamente in fase di via, noi lo diciamo, siamo preoccupati, anche perché di questa specifica via in realtà non è stata fatta secondo i criteri accordati col gruppo del lavoro del Mise, quindi dove si studia la subsidenza, dove si studia la sismicità, eccetera. È una via vecchia, fra virgolette. Quindi la preoccupazione è sicuramente tanta, anche perché poi qua purtroppo ci ritroviamo a parlare a volte con Dottor Jekyll, a volte con Mr. Hyde, perché abbiamo dei consiglieri del PD e dei sindaci del PD, del territorio, che giustamente si preoccupano e dicono che siamo preoccupati delle conseguenze sul reticolo idrografico per la subsidenza, e dicono ci sembra in contrasto con l'indirizzo del nostro paese. Poi abbiamo altri consiglieri, altri sindaci in regione che dicono che bello, andiamo alla caccia di nuovi giacimenti in Adriatico. Quindi sapete, il messaggio a volte rischia di essere un po' confuso, e i cittadini giustamente si preoccupano. Altri aspetti importanti è che addirittura in quella via si parla addirittura forse di trovare olio,
petrolio e non si dice poi come verrà utilizzata. Quindi, secondo noi, sarebbe da interrompere all'origine proprio la ricerca, perché la ricerca presuppone poi dopo di andare avanti con dei pozzi esplorativi, come vediamo adesso nel Podere Gallina. Lì si è partita dalla ricerca e adesso si va col pozzo esplorativo. Il pozzo esplorativo è già qualcosa di più impattante che fare solo una mera analisi geologica. Quello che vi chiediamo quindi è di essere coerenti con la salvaguardia dell'ambiente e delle economie dei territori. E quello che ci chiedono i sindaci e i consiglieri regionali di quei territori è dire fermatevi, perché non ha senso. È vero che nella transizione il gas metano è importante, ma non il gas, non quelle bolle, microbolle di gas metano che sono intrappolate sotto la nostra pianura agricola e turistica. Quelle non ha senso utilizzarle. È vero che dobbiamo utilizzarlo di qui al 2050 il metano, ma non ha senso cercarlo qui, perché quelle infrastrutture durano 40-50 anni. Allora l'orizzonte temporale di 40-50 anni è già scaduto. Noi dobbiamo investire in rinnovabili e in efficienza energetica. Ricercare o dare permessi di ricerca ad oggi ormai è inutile e pericoloso. Grazie.